C'è un luogo nella Sardegna centrale dove il passato e il futuro, come due amanti, passeggiano serenamente tenendosi per mano. È alle pendici del Monte Arci, immerso in un ambiente naturale incontaminato, tra foreste di querce e sorgenti purissime, tra basalti e ossidiane, tra testimonianze archeologiche di epoca prenuragica e cieli limpidissimi. È un piccolo centro. Si chiama Morgongiori. Nelle strette stradine che si arrampicano tra le antiche case dai muri in pietra, è facile imbattersi in simpatiche nonnine che si fermano volentieri a parlare e si lasciano trasportare dai ricordi di quando bambine aiutavano le loro nonne ad intrecciare l'orighitas, la buona e bella pasta di semola intrecciata dalla forma unica ed originale. E i ricordi della semplicità di quei giorni riaffiorano dolcemente alla memoria. In quell'epoca si lavorava l'impasto a mano in recipienti di terracotta e nelle antiche case di Morgongiori, nel periodo che precedeva le feste di Ognissanti, le donne si raccoglievano nelle cucine o nei freschi loggiati ed insieme impastavano ed intrecciavano le lorighittas su lindi tavoli in legno. Disposte ordinatamente dentro grandi canestri in vimini, le lorighittas assumevano l'aspetto di bellissimi centrini ornamentali in pizzo e venivano poggiate sulle antiche cassapanche intarsiate e ornate da sugoribanju, meraviglioso arazzo dai disegni originali e ricchi di fantasia. Morgongiori è infatti nota e apprezzata per i suoi bellissimi tappeti e per i raffinati tessuti orditi a mano dalle donne del paese con gli antichissimi telai orizzontali. C'è chi racconta che il giorno di Ognissanti ogni famiglia portava un piatto di lorighittas cucinate con il tradizionale sugo di galletto ruspante al sagrestano che aveva il compito di suonare le campane in chiesa. Inizialmente chiamate macarroisi vivausu, ovvero maccheroni filati, solo in seguito furono rinominate lorighittas, pare per la loro forma che ricorda le caratteristiche escrescenze del collo delle caprette o dei maiali, in dialetto lorigas. Secondo altri il nome deriva dalla loro somiglianza a preziosi orecchini. Tuttora, nei moderni laboratori per la lavorazione delle lorighittas, che assicurano la massima igiene e qualità, il procedimento manuale rimane invariato e ciò comporta, nonostante la perizia indiscussa delle artigiane,
tempi di preparazione piuttosto lunghi. La fama delle Lorighittas si è ormai diffusa anche oltre mare e la richiesta di questo prodotto così speciale è tanta. Così, per poter soddisfare la domanda, sono nati moderni laboratori di produzione artigianale, dove la manualità viene conservata e tramandata alle nuove generazioni. L'amministrazione comunale di Morgongiori, grazie ai fondi della legge regionale 37, ha dato vita nel 2006 a un progetto per la valorizzazione, il slancio e la tutela delle Lorighittas. Nasce così l'Asso Lori, associazione dei produttori di Lorighittas di Morgongiori, che centralizza tutte le attività di sviluppo, marketing e promozione commerciale delle Lorighittas, che possono essere acquistate in pratiche confezioni nelle migliori rivendite di gastronomia specializzata. Apprezzate dai buongustai e da chi ricerca le radici culturali di un popolo anche nei suoi prodotti tipici, le Lorighittas tradizionalmente venivano condite con un sugo di pomodoro arricchito con carne di galletto ruspante o, nelle famiglie più abbienti, da carne di maiale o di cinghiale. Le Lorighittas oggi esprimono tutta la loro versatilità nelle estrose preparazioni dei grandi cuochi e rappresentano il piatto forte dei più rinomati ristoranti. Così, sulle tavole degli intenditori, le Lorighittas si prestano egregiamente a mille interpretazioni personalizzate, con sapori e profumi che richiamano il mare e la terra della Sardegna.